Anno nuovo, piatto nuovo. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Bentornati dopo Natale. Avete trascorso un bel Natale, un buon Santo Stefano, anche noi a letto. Come vedete ancora stiamo recuperando. Enzino sta meglio, non so se avete letto su Facebook, ha la broncopolmonite, dico ancora ha perché c'è qualche residuo, ma piano piano sta guarendo, reagisce fino ad oggi bene alle cure, quindi benissimo, siamo contenti e siamo in grande recupero. Nel frattempo, dopo un mese di resistenza, anche Ombretta si è ammalata perché voleva partecipare all'andamento familiare, ma nulla, nulla può tenerci separati, anche perché il video di oggi dovevo farlo per forza e volevo farlo per forza, volevo farlo perché è un video veramente speciale. Oggi ragazzi è il quarto compleanno di Arte per te. Sì, oggi compiamo gli anni, auguri a tutti, facciamo il compleanno. Ve l'eravate dimenticato, ditemi la verità. Beh, io no affatto, perché da 4 anni rendete la mia vita speciale, intensa, piena, veramente piena. Mi impegnate un bel po', ragazzi, ma io sono felice di questo impegno, perché non è un impegno, è un piacere, è una di quelle cose che faccio col cuore in mano, perché mi diverte, mi piace, è il mio momento, il mio angolo per poter creare, per poter continuare a conoscere cose nuove, persone, per poter vedere voi, le vostre storie, arricchirmi ogni giorno un po' di più di ognuno di voi, e di questo non finirò mai 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 di ringraziarvi. YouTube per me è stata una grande scoperta, una grande conquista, una conquista quotidiana, perché non ho mai mollato la presa, ci ho sempre creduto nel progetto Arte per te, ho voluto investirci del tempo, della creatività, dei contenuti, e sono stata ampiamente ripagata dall'affetto, dalla dedizione che vedo nei vostri lavori, dalla correttezza di tutti voi, dall'esserci così tanti oramai, siamo più di 30.000, chi l'avrebbe mai detto? Ogni compleanno io ricordo sempre quel primo giorno, quel 29 dicembre di 4 anni fa, quando ero messa proprio da quella parte, l'albero all'epoca lo facevo da quel lato, accendevo una fotocamera sgarrupata e mi mettevo a parlare davanti a lei, davanti ad essa, ed ero proprio emozionata, ma anche mi sentivo una demente, perché avevo questa fotocamera e vedevo la fotocamera. Dice, ma ora che cosa è cambiato? Che è la videocamera? No! Ora, quando guardo l'obiettivo, io non focalizzo più una lente di obiettivo. Vi sembrerà stranissimo, ma in quel momento io so che ci siete voi dall'altra parte ad ascoltarmi, quindi la videocamera è come una finestra che apre dall'interno delle vostre case e mi dà la possibilità di comunicare con voi. Effettivamente è proprio questo, è una forma tecnica di metafisica. Comunque, scherzi a parte, sono felice che questi 4 anni siano passati in vostra compagnia, la famiglia di Arte per te è cresciuta tantissimo, ma anche la mia famiglia è arrivato, no, Gabriele già c'era, però si è consolidata, c'era già da un anno, eravamo sposini, si è consolidata la nostra famiglia, è nato Enzo, avete assistito alla nascita di Enzo, state assistendo alla crescita di Enzo, assistite a tutte le febbri di Enzo, insomma, vero papà? Insomma, siete veramente una parte importante del nostro quotidiano e quindi dobbiamo festeggiare, quindi prima del video grandi festeggiamenti. Quest'anno su Arte per te si festeggerà alla grande, ogni social avrà un suo sorteggio per ringraziare chi è fedele e gentile sempre con Arte per te. Qui su YouTube si terrà il primo sorteggio, contemporaneamente ne sto aprendo uno su Facebook, il link di Facebook lo trovate qua sotto, e contemporaneamente ne sto aprendo uno anche sul blog di Arte per te, e qui sotto trovate sempre il link di accesso al blog. Per partecipare a questo giveaway dovrete essere iscritti semplicemente ad Arte per te qui su YouTube e a Due Cuori e Una Cappa qui su YouTube. Il link di Due Cuori e Una Cappa, come sempre, lo trovate qui. Cliccando qui accederete direttamente
sull'home page di Due Cuori e una K, cliccate iscriviti e siete dei nostri anche là. Bene, per partecipare su YouTube basterà questo, mentre per partecipare su Facebook basteranno le iscrizioni a Facebook e per partecipare sul blog basteranno le iscrizioni al blog. Così tutti, anche quelli che non hanno, magari hanno YouTube ma non hanno Facebook, o hanno Facebook ma non hanno YouTube, avranno pari possibilità di portare a casa un piccolo premio. Quindi cominciamo subito con elencarvi i premi per il giveaway di Arte per Te YouTube, il canale YouTube. Per tutti voi, insomma. Sono tre giveaway abbastanza compositi. Allora, questo comprende una stecca di pastelli Crelando, quelli della Lidl, quelli che vi dico che sono molto buoni, anche se hanno un prezzo non tanto alto. Questi li ho comprati io per voi. Ora vi dico quello che ho comprato io e quello che invece mi è stato regalato. Ecco qua, tre inchiostri a china colorati, questi li ho comprati io per voi, perché quest'anno, vi anticipo, perché quest'anno useremo questa tecnica nel 2015 e quindi già vi fornisco gli strumenti. Un cutter simpaticissimo, anche questo l'ho acquistato io, questo passandolo come la rotella della pizza taglia la carta ed è spettacolare, perché questo per esempio la taglia tutta ondulata e potrà esservi molto utili nei vostri lavoretti di crafting. Anche queste le ho comprate io, 12 matite della Bic. Ho voluto provarle e sono molto buone, mi sono trovata bene. Era una marca che non conoscevo, ne ho preso due confezioni. Una la regalo a voi e una invece l'ho tenuta io per appunto provarla. È una buona marca, hanno una mina resistente ma non dura. Provate e vedrete. Questo è un residuo di un'antica spedizione che mi fece la My Mary, un oil medium, quel medium che non faceva puzza e con cui potrete diluire i colori ad olio. Bene, questo è per voi. Anche queste le ho comprate io, un carboncino nero e una matita bianca, perché su Arte per Te il disegno sta prendendo sempre più piede, quindi ecco qui due matite a supportare il vostro lavoro. Sempre regalato da me, due tubetti di questi sono dei profili in pasta a rilievo, si usano con il loro beccuccio a siringa e contornando dei supporti che possono essere lignei o vitrei o quello che vi pare, lasciano un bordo a cornicetta, diciamo così, che sia sopraelevato. Sono carinissime per fare le finte vetrate Tiffany, quindi piatti, bicchieri, oggettistica varia in finto Tiffany, quelle. Avete presente le vetrate col piombo in mezzo? Bene, con questo potrete simularle molto molto bene. Nella lanterna di Halloween, se lo volete vedere in azione, mi metto il video qui di riferimento e potrete andare a vedere come funziona. Sono tutti materiali o che abbiamo usato o che useremo su Arte per Te. Adesso passiamo alle cose che mi sono arrivate. Una cosa di cui parleremo presto, questi fantastici pastelli per tessuto della Pentel. Dico fantastici perché già li ho provati e vi assicuro che hanno una qualità superiore. E allora questi che mi sono stati inviati dalla Pentel, che ringrazio, intanto li metto già in premio per voi su questo giveaway e li metto qua perché ne parleremo proprio, guardate che belli, perché ne parleremo qui proprio sul canale e poi quando farò la review ve ne regalerò altre confezioni. Intanto facciamone partire una prima di parlarne. Eccoli qua, bellissimi, grazie Pentel e poi grazie di Brico, perché quest'anno proprio ci ha invasi di libri. Grazie alle di Brico posso mandarvi 5 volumi, uno più carino dell'altro. Allora, per questo giveaway ho scelto attività creative. Già il titolo dice tutto, qua dentro ci sono tantissime, tantissime idee creative per creare cose di disparata bellezza. Vi faccio vedere solo la copertina, per esempio i fiori con i collant, la tecnica dello sbalzo, la resina e le cose messe dentro che si usano tantissimo, perlinaggio e collane, il treccio della paglia, potete fare veramente tante cose con questo libretto, è uno dei più completi che io abbia avuto in mano per quanto riguarda la creatività. Fantasie di lampade, tante idee per delle lampade creative, guardate che belline queste, sono idee semplici ma veramente veramente creative ed effetto. Come creare degli stupendi mobili rustici, un manualino bellino bellino per tutti coloro che hanno l'hobby del legno, veramente delle cose carine al suo interno e fattibilissime, e quindi ve lo mando. Un altro carinissimo è questo arredi da giardino. Quando mi sono arrivati questi manuali io ho detto ma che c'entrano con l'arte? Poi invece la creatività. Poi invece sbirciandoci dentro ho visto che ci sono un sacco di idee carinissime anche per trasporre questi progetti in grande in qualcosa di piccolino. Per esempio
Ci sono delle piccole fioriere, queste per esempio con le ruote, vi riscorrendo, che possono essere fatte carinissime in piccolo, però qui avete gli schemi esecutivi, quindi potete riprendere la cosa e riadattarla sia in grande per il vostro giardino che in piccolo per i vostri hobby creativi, così come arredare con creatività è un manualino molto 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 grazioso. Bene, il giveaway per adesso finisce qua. Dico per adesso perché durante il corso dell'anno molte saranno le collaborazioni con le aziende che mi hanno omaggiato di vari prodotti che io, come sapete, darò sempre e tutti a voi. Quindi durante l'anno, per fortuna, potremo fare moltissimi altri sorteggi. Come partecipare? Iscriversi su Arte per Te canale YouTube, iscriversi su Due Cuori Una K canale YouTube e lasciare uno o più o 1, 100, 200, 3000 commenti qua sotto. Poi io il 10 gennaio alle 24 stopperò i commenti, vi lascio il regolamento qua sotto nel box informazioni e poi procederò al sorteggio e vi invierò a casa il pacco dono. Adesso però basta parlare di festa, basta parlare di giveaway, parliamo dell'anno nuovo. Che farete a Capodanno? Sicuramente il piatto che vi andrò a proporre adesso. Eh sì, perché quest'anno per l'anno nuovo ho idea di proporvi un piatto 2015 molto molto carino che ci accompagnerà e ci aggancerà per il 2015, che spero potremo passare insieme per tutto l'anno. Bene, basta parlare, una premessa enorme, postiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro piatto 2015. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro piatto per il 2015. Allora, cominciamo dal protagonista. Io avevo in casa, rimanenza di 2 anni fa quando feci il piatto del 2013, uno di questi piatti completamente trasparenti. Il piatto, poi potete scegliere quello che desiderate, tanto funziona su tutti i piatti questa tecnica. Quindi un piatto che sia abbastanza grande, diciamo un sottopiatto, un piatto da frutta con sezione circolare, perché questo ci servirà invece di prendere le misure come orma. Diciamo che oggi io voglio farvi vedere come senza squadretta, senza riga, senza niente si possa fare così in assoluta libertà e spensieratezza un piatto carino. Vediamo poi una matita e una gomma, un tagliabalza, un colore per il vetro o la ceramica o la porcellana. Questi colori sono dei colori che si stendono normalmente e poi vanno infornati a una temperatura di 150 gradi per 35 minuti e rimangono lì dove li mettete per sempre. Non si scorticano, riescono ad andare versi nella lavastoviglie, perché io ho le candele in Ikea fatte decorate con questo colore della Pebeo e sono andate benissimo. E se riesco nel blog vi metterò una serie di indicazioni sui diversi tipi di questi colori per indicarvi a seconda della scelta, perché ce ne sono alcuni a freddo, quindi che si asciugano all'aria, e altri invece che vanno infornati, e poi ci sono quelli da alto forno che sono, e insomma tutte queste cose le vedrete sul blog. In caso, il link del blog ve lo lascio qua sotto nel box informazioni. Un paio di forbici, dello scotch carta, una spugnetta di cui prenderemo una parte e poi 3 fogli di fotocopia formato A4. Io ho già scelto il soggetto per il nostro piatto, che sarà questo qui, il nostro uccellino. Quest'anno sono stelle o sono uccellini, siccome ve ne ho fatti disegnare tanti, mi piaceva celebrare la nuova annata con qualcosa che abbiamo fatto in lungo e in largo. Ho trovato questo stencil su internet, l'ho ricopiato alla ben in meglio e vi lascerò proprio lo stencil sulla mia pagina Facebook, di cui il link lo trovate qui sotto. La pagina Facebook è Piatto 2015, sia di questo che della decorazione tutto attorno. E poi mi servirà che uniate 2 fogli A4, o se avete una 3 meglio ancora, non ci sarà bisogno di fare tutto questo, con un filo di scotch carta sul retro. Cominciamo subito. Benissimo, io come ho fatto la circonferenza attorno al soggetto? Ho preso un piatto da frutta che mi coprisse tutta l'immagine e andando un po' su ne usciva un poco, andando un po' giù ne usciva un altro poco, andando un po' a destra, un po' a sinistra, un altro po', ho centrato. Quindi ho cercato di far uscire i margini tutti allo stesso modo e ho tracciato la mia circonferenza. Così. Stessa cosa ho fatto sui 2 fogli che ho unito. Ho preso il piatto, quello mio, quello su cui voglio che poi vada nel soggetto, e poggiandolo e centrandolo ben bene
ho tracciato tutta la circonferenza in modo da avere la forma, la sagoma del mio piatto. Adesso prendiamo il primo piatto, quello con cui abbiamo dato la forma al disegno. Se il vostro è diverso, prendete il vostro, non tenete conto della mia circonferenza. E poggiamolo più o meno al centro. Ok, e a questo punto traccio la circonferenza anche dell'altro piatto. Quindi avrò idea di dove sarà il soggetto finale e avrò idea di tutto questo spazio che mi rimarrebbe trasparente nel mio caso o colorato del colore del piatto nel vostro caso. Qui voglio fare dei decori. Allora prendo il mio scotch e partendo dal centro poggio questa parte sul bordino esatto interno e traccio così la circonferenza. Voilà. Adesso, procedendo da questo lato, vi faccio vedere, poggio sia questa parte sul bordino interno che la laterale sul cerchio che c'è, sul semicerchio che c'è accanto. Vi faccio vedere. Voilà. Così. E continuo per tutta la circonferenza. E alla fine avrete tutto questo contorno fatto in questa maniera. Adesso cominciamo a creare degli stencil molto semplici. Cosa facciamo? Mettiamo dei fogli sotto per tutelare il nostro piano da lavoro e io comincio ad eliminare questi triangoli che si sono formati dall'incrocio dei cerchi. E voilà, e cerco di essere naturalmente il più precisa possibile a fare questo lavoro. Eliminiamoli tutti. Arrivati a questo punto, tagliate anche la circonferenza del piatto. Benissimo, è ora di prendere il nostro piatto in vetro. Prendiamo dell'alcol, un po' di cotone idrofilo e puliamolo perfettamente. Adesso prendiamo il nostro primo stencil e poggiamolo sul piatto. E con dello scotch carta assicuriamone i bordi affinché non si muova. Quindi uno. A questo punto prendiamo un piatto di plastica, prendiamo la nostra spugnetta e prendiamo il nostro tagliabalsa e ritagliamoci un pezzetto di spugnetta per farne una sorta di tampone. Ok, fatto questo, agito il mio colore, che è un colore per porcellana con cottura a forno casalingo. Lo agito bene, molto importante, lo apro e ne verso un po' sul piatto. Quindi con la mia spugnetta tampono, imbibisco un pochettino il tampone, tengo fermo il tutto e comincio a tamponare sugli spazi vuoti. Io voglio che abbia un effetto un po' innevato, quindi con un po' increspato. Se a voi questo effetto non piace, potete invece ricalcare sul retro il disegno con un pennarello per il vetro, quindi passare a pennello sul davanti. Benissimo. Adesso facciamo asciugare un attimo, quindi facciamo asciugare il tutto e con delicatezza poi rimuoviamo. E voilà, la prima parte è fatta. Adesso mettiamola da parte, così lei ha il tempo anche di rapprendere un attimo nel colore la pittura che abbiamo usata, e ritagliamo tutto il soggettino protagonista del nostro lavoro. Quindi proteggo il piano da lavoro e con molta pazienza e molta cura ritaglio tutta la sagoma. Alla fine del nostro ritagliare quello che avremo sarà questo. Guardate che spicca bene sul fondo rosso. Prendiamo il nostro girellino, mettiamolo in centro e fissiamolo come possiamo con lo scotch carta. Benissimo, riprendiamo la nostra vernice, vediamo se si è asciugata. No, ancora si mantiene bene. E con lo stesso
identico modo di prima, quindi tamponando, non strisciando, tamponando, andiamo a riempire tutti gli spazi vuoti. Tamponate, non strisciate. E così in questo video avete conosciuto questa nuova tecnica per disegnare sul vetro con gli stencil. Vi ho fatto vedere come si fanno gli stencil, anche se c'era già un video su Arte per Te che vi linko più o meno qui e vi lascio anche nel box informazioni, e anche come ricavarvi un tampone veramente low cost. Tutto quello che sbagliate in questo momento è risolvibile con della semplice acqua. Dopo la cottura invece non si potrà fare più nulla, quindi se avete fatto qualche errore, se avete dimenticato qualche piccola parte, se avete sbavato da qualche parte, e allora potete riprendere il tutto. Dopo non più. Correggete immediatamente. E tiro via. Voilà! Che carino! Allora, ed ecco, ed ecco qua il nostro piatto per adesso così. Adesso devo decidere cosa fare tutto attorno, se lasciarlo così trasparente, quindi un piatto relativamente leggero, o se appesantirlo ancora un pochino facendo tutta una bordura quassù. Devo decidere. Intanto guardate già così quanto è carino. E poi la telecamera smette di funzionare e Ombretta non se ne accorge e va avanti nel lavoro. Cosa vi ho detto nel quarto d'ora precedente a questo? Di prendere un pennello ed usarne soltanto il manico, la puntina del manico, immergerla nel colore e fare un puntino sopra ogni, vedete? Sopra ogni triangolino. Tutto attorno, quindi un puntino in mezzo ad ogni triangolino. Mi dispiace ragazzi, ho saltato questo passaggio che comunque è facilmente intuitivo. Dopodiché tutto attorno al piatto ho cominciato a fare dei puntini. E come ho fatto? Per essere precisa, ho preso di mira il puntino in mezzo ad ogni triangolo, ho tirato su la perpendicolare, ho fatto un bel puff grande, un bel puntone grande proprio sopra ogni puntino, un bel puntone grande sopra ogni puntino di questi di mezzo, e tra un puntino che ne veniva e un altro ho pucciato il pennello. Guardate, qui lo vedete, sopra questo piccolo c'è questo grande, sopra questo piccolo c'era questo grande, sopra questo piccolo c'era questo grande. Quindi immergo il pennello e colmo lo spazio tra un punto e l'altro con dei punti di varia misura, cioè puccio una volta e poi lascio decrescere il rilascio del colore automaticamente, in modo che si crei un bordo ordinato ma nello stesso tempo movimentato e non sia monotono a vedersi, visto? Così, facciamo l'ultimo insieme, tengo il piatto inclinato così che possiate vederlo anche voi, uno e poi continuo sempre più piccolo, quindi uno più grande e poi tac tac gli altri più piccoli, uno più grande e tac tac gli altri più piccoli, e via via riempite tutto il bordo. È un lavoro abbastanza veloce. Ok, tutto fatto, tutto contornato, il nostro piatto è finito. Adesso aspettiamo un 3-4 ore che si asciughi perfettamente il tutto, quindi inforniamo per 35 minuti a 150 gradi centigradi. Vi consiglio un forno statico. Il piatto non varierà dal punto di vista estetico, quindi vi lascerò direttamente alle foto dopo averlo sfornato. Ve lo faccio vedere un attimino da vicino prima di metterlo in forno, anzi per adesso prima di farlo asciugare un pochino vi dico che col pennellino penso che aggiungerò, anzi lo faccio qui live con voi, due bacche qui perché le avevo dimenticate, e subito le scarico con la spugnetta perché l'effetto deve essere il medesimo. Quindi
non le lascio come in bordura più nette. Ecco il nostro piatto per il 2015, spero che vi sia piaciuto, spero che Arte per Te possa tenervi compagnia per tutto il 2015 e vi abbia fatto chiudere in allegria e con una cosa carina il 2014. Questo è un video di aggancio tra il vecchio e il nuovo, quindi buon anno che verrà a tutti e speriamo di lasciare tutti un anno che tutto sommato è stato un bell'anno per tutti e noi andiamo sempre al meglio, no? Ogni anno con un piatto più carino. Bene, vi lascio le foto e noi ci rivediamo di là. Join the ancient Yuletide carol. Fa-la-la-la-la, fa-la-la-la. See the blazing yule before us. Strike the harp and join the chorus. Non è bellissimo questo piatto? Dite la verità, non è forse il più bello fatto su Arte per Te? Abbiamo fatto il 2013, quello con la sabbiatura del vetro, abbiamo fatto il 2014 sul tagliere e quest'anno invece è proprio delicato, carino, con gli uccellini, come è stato tutto il nostro 2014. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando un bel pollice in su, tanti commenti qua sotto per partecipare al giveaway, iscrivetevi su 2cuoreunacappa per partecipare al giveaway e soprattutto quando poi estrarrò, mi raccomando, contattatemi, perché a me spesso rimangono i premi, voi non vi fate sentire dopo che vincete, anzi andatevi a controllare anche i giveaway passati, chissà che non vi troviate un bel premio non assegnato. Quindi, in bocca al lupo a tutti, buon compleanno a tutti, felice 2015 a tutti, perché questo è l'ultimo video del 2014, noi ci rivedremo il giorno di Capodanno, perché ho deciso proprio di pubblicare il giorno di Capodanno per farvi compagnia, per quelle persone magari che non escono, che non hanno da fare, o anche perché, siccome molti saranno in famiglia, essendo quello un video dedicato all'Epifania, magari potrete trarre un'idea tutti insieme. Basta parlare ragazzi, auguri! Auguri di buon compleanno, auguri di buon anno e grazie sempre per essere nella mia vita. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, all'anno prossimo!